News. Buonasera da Salvo Gioffrida, notiziario flash del 5 novembre 2021. Covid, l'ordine dei medici di Catania ha sospeso 4 medici Novax. La procedura si è resa necessaria dopo una verifica adottata dai dirigenti della OMCEO sull'ultima lista di nominativi di camici bianchi non vaccinata trasmessa nei giorni scorsi all'ASP. Il questore di Catania ha chiuso per 30 giorni per motivi di sicurezza e ordine pubblico il pub di via Coppola, area 51. Il provvedimento è scaturito dal controllo svolto la sera del 31 ottobre scorso, quando sono state riscontrate svariate inosservanze in materia anti-Covid. Calcio Catania, sempre più con l'acqua alla gola, sfuma la trattativa con gli Spina per l'affitto di Torre del Grifo. Sul fronte debiti va peggio e guerra aperta con la Pia Green e la World Service, che si occupano rispettivamente della manutenzione del manterboso e della sicurezza dello stadio Massimino. Sul fronte stipendi resta il disastro. Si terrà domenica prossima, 7 novembre, a Belpasso, presso il Giardino Martoglio, la nona edizione de A Scacciata per scacciare il cancro, promossa dalla LILT e patrocinata dall'Assemblea regionale siciliana. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario flash, lunedì alle 21. Questo servizio è offerto da Ottica Mannino, via Sebastiano Catania, numero 257. Qualità, competenza e cortesia a un prezzo contenuto. Controllo della vista gratuito. Richiedi il coupon sulla WhatsApp line in sovraimpressione e avrai la montatura in omaggio se acquisti un paio d'occhiali completo. Nel cuore storico di Catania, il CAF Playa di Buio Giuseppe offre l'assistenza e la preparazione che cerchi e servizi davvero gratuiti. Per la vostra comunicazione e pubblicità aziendale contattateci al 338 37 922 71.